Allora, Carloforte San Pietro Adventure 2022. Pier Giorgio dietro di me. Siamo partiti dal Giunco. Non abbiamo vento praticamente, o comunque ce l'abbiamo contro in questo momento. Direzione Guidi, Mezzaluna e compagnia cantante. L'idea sarebbe quella di fare tutto il giro dell'isola. Vediamo, perché non sappiamo, il vento, la giornata è un po' grigia, ha fatto anche due gocce di pioggia, ma siamo confidenti sul fatto che non arrivi né niente di brutto, e quindi ci vedremo qui, secondo me, all'arrivo, al periplo. E invece no, torniamo indietro. C'è un vento che non ci convince, un mare che non ci convince, un cielo che non ci convince. Però adesso siamo col vento in poppa e torniamo verso il Giunco. Allora, il programma della giornata è cambiato, non facciamo più il periplo dell'isola, non ci convinceva il tempo, piove ogni tanto. Quella parte dell'isola poi ha delle scogliere molto alte, quindi bisogna stare attenti, insomma. E abbiamo optato, siamo tornati indietro, pensavamo anche di fermarci, poi abbiamo detto no, facciamoci un giro, visto che qualche un po' di venticello c'è, e stiamo andando verso l'isola piana, verso la parte più a nord di Carloforte, e quindi ci facciamo la giornata così, vediamo se si vede qualcosa. Da questa parte, ecco, vabbè, si vede poco. Ci facciamo un po' la giornata così, sono con Pier Giorgio, e cosa vuoi di più? Siamo davanti all'isola piana, isola privata, divieto assoluto di accesso. Siamo messi così in Italia. C'è un po' di sole anche adesso, ma una volta che siamo a Carloforte e abbiamo una barca a disposizione, questo bellissimo trimarano, cosa vogliamo fare? Ce lo vogliamo negare di uscire anche oggi? Assolutamente no. Eccoci qua di nuovo, partiti dalla spiaggia del Giunco, direzione sud. Questa volta il venticello lieve, però è a nostro favore. Direzione sud, andiamo a girare l'isola, vediamo un po' la bobba verso le colonne, mezzaluna, vediamo dove arriviamo. Potremmo fare anche il giro oppure no, come dietro, ma non è un problema. Pier Giorgio qui dietro, eccolo qua. Passaggio alle colonne, abbiamo la bobba qui sulla destra e le colonne. Adesso sapete, una colonna ce la siamo persi qualche anno fa. Bellissimo, bellissima giornata. Allora, andiamo alla grande, a 5 nodi, qui stiamo a Cala Mezzaluna, ci sono le grotte, è una costa bellissima, alta, selvaggia, e guardate la barca come va. 5 nodi, abbiamo il vento al traverso, un grecalino, sappiamo che i venti girano qui intorno all'isola, e quindi te li puoi trovare sempre contro, o come sta succedendo adesso, ce li stiamo trovando a favore. Siamo arrivati alla caletta, questo è il capo spalmatore, l'albergo orripilante della caletta. Davanti a noi abbiamo sempre un bel vento al traverso che ci porta, il faro e la punta di Caposandalo, e da quel punto in poi, diciamo, abbiamo raggiunto l'estremità opposta dell'isola di San Pietro, e poi gireremo per fare il giro dell'isola, insomma, perché oggi con questo vento che ci sta graziando stiamo andando veramente veramente molto bene.
Ragazzi, guardate che scogliere favolose. Qui siamo al faro di Capo Sandalo, l'estremità occidentale del sud Italia, non solo della Sardegna o dell'isola di San Pietro. Questo abbiamo avuto un po' di vento contro, non si capiva, adesso sta di nuovo rigirando. Stiamo anche un po' pedalando, guarda un po' qua, ecco i pedali. Qui davanti a noi abbiamo un isolotto piccolo, come si chiama? Corvo? Il Corno, l'isolotto del Corno. Niente, aspettiamo di girare questo benedetto Caposandalo che ci ha fatto un po' penare, e poi a quel punto il nostro giro tornerà, cioè cambierà, facciamo il ritorno in pratica dalla parte settentrionale dell'isola. Che sto facendo una cazzo di ripresa. Allora, siamo arrivati a Punta delle Oche, sorpassata tra Punta delle Oche e La Punta. Abbiamo il vento a favore e un vento diverso da quello che è. Quest'isola è particolare perché il vento gira da direzioni e anche come velocità, come forza. Comunque siamo stati fortunati fino adesso con un vento quasi sempre favorevole. Ci vogliamo fermare o comunque rallentare un pochettino per mangiarci un panino prima di affrontare lo scirocco che avremo invece contro di Bolina nella guardate questa formazione rocciosa che si sta sfaldando con dei massi squadrati. Io la trovo particolare, i miei amici geologi qua sicuramente avrebbero da ridire. Ci doveva toccare anche la Bolina, il Bolinone. Dopo La Punta ce lo siamo beccati in faccia questo scirocco, intorno adesso è sceso sui 10, prima ce n'erano 14, e il trimarano di Bolina stringe poco, quindi si avanza molto lentamente. Comunque siamo qui al porto di Upaise e non manca moltissimo anche al nostro arrivo al giunco.